I dati di mercato parlano di una ripresa nel segmento flotte aziendali, nonostante una fiscalità negativa ed una crisi occupazionale delle imprese. Come si spiega tale fenomeno? Allora, la prima cosa da dire è che il mercato parla di una ripresa in termini di immatricolazioni delle auto aziendali e questo è sicuro, è vero e ne siamo contenti. Invece, se vediamo la flotta complessiva del mercato auto aziendale, rimane abbastanza stabile, quindi non c'è l'incoerenza tra i risultati e le situazioni che lei diceva giustamente in termini di fiscalità e in termini di andamento economico in generale. Per quanto riguarda la fiscalità, vorrei dire che effettivamente la fiscalità non è favorevole come lo è in altri paesi in Europa e degli aggiustamenti fiscali come proposti da EASA aiuterebbe certamente a far crescere veramente di più un segmento, quello delle auto aziendali, appunto, che veramente, dà benefici, all'intero paese. Molte sono le lamentele dei clienti in tema assicurativo per l'aumento delle tariffe RCA. Come state affrontando tale problema? Tutto il mercato italiano per tutte le categorie, di auto e di clienti ha effettivamente subito in questi ultimi mesi, 18 mesi più o meno, un aumento forte, dei costi assicurativi. Noi come ALD abbiamo cercato di ridurne al massimo, l'impatto per i nostri clienti, anche se purtroppo l'impatto c'è stato, e credo che, la strada giusta sulla quale stiamo lavorando con i nostri clienti è di cercare sempre di più, di migliorare il comportamento di guida in generale dei nostri utilizzatori, aiutandoli attraverso anche dei sistemi di tipo black box, aiutandoli, incentivandoli ad avere un comportamento di guida sempre più migliore. Aumento dei costi di carburante, altro tema che sta mettendo in ginocchio le aziende. Quali consigli pratici per limitare i danni? Allora, noi come ALD diamo anche su questo tema il nostro supporto ai nostri clienti, innanzitutto a livello della car policy, quindi a livello della definizione delle auto che i nostri clienti scelgono di dare ai loro colleghi, ai loro dipendenti. E quindi la car policy è una leva importante in termini di contenimento dei costi di carburante e anche in termini di contenimento delle emissioni complessive di una flotta. E quindi su questo i nostri funzionari commerciali ogni giorno aiutano i nostri clienti a fare le scelte giuste in termini di car policy. Il secondo pilastro che diamo ai nostri clienti per aiutarli a contenere e a controllare i costi di carburante sono legati al monitoraggio. Quindi noi consigliamo sempre ai nostri clienti di aggiungere la carta carburante nel pacchetto che gli proponiamo in termini di noleggio a lungo termine. E avendo questa carburante siamo capaci di dare ai nostri clienti degli strumenti di monitoraggio molto molto precisi che aiutano ancora su questo punto a controllare bene l'andamento dei costi di carburante e a cercare di trovare le leve per ridurne l'impatto. Torno anche per chiudere su questo tema alla domanda precedente, perché anche su questo tema il comportamento di guida è una leva interessante per contenere i costi. Mobilità sostenibile. Cosa chiedono i clienti e quale risposta state dando? La mobilità sostenibile è un tema ovviamente fondamentale, anche se non ancora maturo per niente. Noi su questo abbiamo una prima leva che è quella, come sul tema precedente, di aiutare i clienti nella car policy, perché lo dicevamo per i costi di carburante, è anche vero per le emissioni, la scelta di una car policy giusta in termini di modelli, in termini di chilometraggio, di durata,
aiuta moltissimo sul fronte della mobilità sostenibile. Abbiamo anche in tempi non sospetti, quindi nel 2005, fatto le nostre prime esperienze sul veicolo elettrico e quindi siamo ancora su questo tema molto in analisi e in prospettiva saremo capaci di aiutare i nostri clienti su questo tema qua. Su questo ovviamente dipenderà della capacità dei car manufacturers a produrre i veicoli elettrici attesi e dipenderà anche dalla capacità in termine strutturale di fornire tutte le strutture necessarie per far sì che i veicoli elettrici siano possibili da utilizzare sul territorio. Ultimo aspetto, abbiamo un monitoraggio che diamo ai nostri clienti che li aiutano a misurare le emissioni di CO2 che produce la loro flotta aziendale e abbiamo insieme ad un'altra realtà del nostro gruppo Société Générale la possibilità di aiutare i clienti a compensare queste emissioni.